Un giorno dal TG2000, edizione Flash, piena condanna per l'attacco dell'Iran contro Israele, è stata espressa dai leader europei riuniti nel vertice di Bruxelles, che hanno deciso anche nuove sanzioni contro Teheran. Verranno colpite le compagnie che servono per i droni per i missili, sul tavolo anche l'Ucraina. Kiev non ha bisogno di parole, ha ribadito Michel, ma di più munizioni e difesa aerea. Intanto Israele prepara l'attacco all'Iran in risposta ai blitz con i droni della notte di sabato scorso, ma è improbabile un attacco prima della fine della Pasqua ebraica, che comincia lunedì 22 aprile e termina il 29, ha detto una fonte americana. Si infiamma il fronte del Libano, razzi di Hezbollah sono stati lanciati sulla Galilea, il bilancio di 13 feriti, 4 sono gravi, nuovo attacco israeliano a Rafah. Resta alto l'allarme in Iran in attesa dell'attacco di Tel Aviv. Teheran evacua le basi militari in Siria e minaccia di usare i caccia Sukhoi russi contro Israele. I comandanti dei Pasdaran e l'alta leadership iraniana sono ancora in strutture in una situazione di allarme elevato, nascosti in case sicure e strutture sotterranee. E anche il G7 dei ministri degli esteri, riunito a Capri, ha espresso la condanna all'attacco senza precedenti contro Israele da parte dell'Iran. Assicureremo il massimo coordinamento su ogni futura misura che riduca la capacità dell'Iran di acquisire, produrre o trasferire armi. Dal G7 anche un pieno e convinto sostegno all'Ucraina, ribadita l'intenzione di usare gli asset congelati russi a sostegno di Kiev. E da Kiev arriva un nuovo appello del presidente Zelensky. L'Ucraina non ha il livello di difesa di Israele. Occorre proteggere l'Europa dai missili balistici, dagli Shahed, dai missili cruise e dalle bombe, come è avvenuto nei cieli di Israele. Il nostro cielo ucraino, ha detto Zelensky, e il cielo dei nostri vicini meritano la stessa sicurezza. Scontro tra Madrid e Roma sull'aborto. Sulla vicenda delle associazioni pro-life nei consultori è intervenuta la ministra per la famiglia Roccella. Sono stupefatta dalle polemiche, ha detto, perché quell'emendamento ripete quasi esattamente quello che è scritto nella legge 194. Mi sorprende, ha provveduto Roccella, che chi dice di difendere la 194 non la conosca nemmeno. Continua la rivolta contro le collaborazioni di Israele, di gruppi di studenti all'Università La Sapienza di Roma, dopo gli scontri di ieri, ai quali, secondo la polizia, erano presenti almeno 5 anarchici estranei ai contesti universitari e un palestinese appartenente all'Unione Democratica Arabo-Palestinese, restano i presidi davanti all'Ateneo, convocata per oggi un'assemblea studentesca. Studenti bocciati con il 5 in condotta e multi a chi aggredisce i professori, via libera dal Senato al disegno di legge Valditara, il testo passa ora alla Camera, tra le novità anche sanzioni e multe per gli studenti che danneggiano le scuole. Dopo Torino anche Milano scende in campo contro il fumo, da gennaio divieti su marciapiedi e piazze, sarà permesso fumare solo a 10 metri di distanza dai passanti, i trasgressori rischieranno una multa da 40 a 240 euro. Nuovo tentativo di suicidio nelle carceri italiane. Un detenuto di 30 anni ha cercato di impiccarsi in una cella al secondo piano del penitenziario genovese di Marassi. Poliziotti e penitenziari in servizio di sorveglianza hanno notato il gesto del giovane e lo hanno salvato. Non c'è al momento nessun segnale di una imminente eruzione nei Campi Flegrei, lo afferma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, commentando in una nota alcuni articoli di stampa che rilanciano un documentario sui catastrofici effetti di una futura eruzione. In Indonesia intanto preoccupa l'attività del vulcano Ruang. L'aeroporto di Manado è stato chiuso per 24 ore a causa della cenere che ha raggiunto l'area dopo che si sono registrate ben 5 eruzioni. Lo scalo internazionale è situato a 100 km dal vulcano. Secondo giorno di visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica di Bulgaria. Oggi il Capo dello Stato e il Presidente bulgaro Radev incontreranno il contingente italiano del multinational Battle Group. Sarà presentato oggi alle 11 a Roma il rapporto migranti 2024 del centro Astalli. L'indagine scatta una fotografia aggiornata sulle condizioni dei richiedenti asilo e rifugiati che durante il 2023 si sono rivolti al centro Astalli, sede italiana del servizio dei Gesuiti per i rifugiati. E il calcio, Real Madrid di Carlo Ancelotti si è qualificato per le semifinali della Champions League. Gli spagnoli hanno battuto 5-4 il Manchester City. Dopo i calci di rigore incontrerà il Bayern Monaco, che si è qualificato superando l'Arsenal. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.